cominciamo bene, dai. Cominciamo bene. E io devo alzare un po' la voce. Allora, ci dedichiamo questo momento di confronto proprio tra generazioni. E quindi hanno affidato a uno di mezza età di mediare un po'. In realtà, come diceva Don Francesco, Giovanni e Antonio sono i più giovani salesiani dell'ispettoria, nel senso che hanno fatto la professione per ultimi. Ma sono ancora, cioè, sono già grandicelli, soprattutto Antonio è grandicello, è un uomo, insomma. E allora, Giovanni e Antonio sono due toscani, adesso mi fermo pure io come faceva Don Andrea, se non fate silenzio. Sono due toscani di Firenze e di Pietrasanta, che per qualcuno è un nome che vuol dire qualcosa nella storia della Ligure toscana, e conoscono i salesiani a Firenze, nella parrocchia oratorio della Sacra Famiglia, e poi invece Antonio alla collegio universitario di Genova IV, dove lui va per studiare e scopre questo mondo, incontra anche il movimento giovanile salesiano e inizia un percorso di vita nuovo. E poi ci abbiamo invece due persone di grande caratura. Tanti di voi le conoscono, ma sicuramente qualcuno no, immagino, no? Quindi spendo due parole. Allora, comincio dal più esperto, che è, mi avvicino perché poi con Don Gigi devo alzare un po' la voce, che è Don Gigi Zoppi, Don Gigi Zoppi. Fiorentino di nascita, classe 1931, toglietevi il cappello chi ce l'ha, e io dico solo due cose, cioè non si può raccontare la vita, se no prendo tutto il tempo. Nato da papà Giuseppe e mamma Rina, che ricordiamo perché oggi parliamo anche di mamme, Don Francesco ci ha ricordato anche sicuramente Maria, abbiamo parlato di mamma Margherita, mamma Rina che muore dando alla luce Don Gigi, Luigino, quindi la ricordiamo proprio con affetto, no? E la ringraziamo. E poi dall'altra parte un altro Gigi, qualcuno ha detto, ah, ci stanno i Gigis, che è Don Gigi Giovannoni. La sagra di Gigi. Classe 1941, quindi in Pischelletto, confronto a Don Gigi Zoppi, 10 anni in meno, nato da papà Giuseppe e mamma Maria. E Don Gigi ha detto se mi mettevano il nome Gesù facevamo la Sacra Famiglia. Allora, Don Gigi e Don Gigi sono stati due confratelli che nella loro vita hanno buttato un po' il cuore verso l'ignoto, perché si sono lanciati in un lavoro pastorale che ancora non era esplorato allora, ma anche oggi non è che è l'ordinario delle nostre case, che è il lavoro a partire dai tossicodipendenti e poi tutte le varie diciamo dipendenze che si sono sviluppate negli anni. Quindi sono stati due pionieri nella storia della nostra ispettoria, che allora erano uno dell'ispettoria adriatica, uno dell'ispettoria ligure toscana, due pionieri, e questo gli è costato anche il dover per lunghi anni allontanarsi anche dalla comunità salesiana per rispondere a questo sogno che era più forte di qualsiasi altra cosa. Quindi storie particolari e belle anche di ritorno e di racconto delle meraviglie che hanno visto nella loro vita e anche delle tante salite che sicuramente hanno dovuto affrontare. Il Rettor Maggiore qualche mese fa ci ha regalato una lettera proprio sul tema dell'attenzione ai ragazzi più poveri, Ragazzo dico a te alzati, in cui riconosce e parla proprio, prima me lo sussurrava all'orecchio Don Gigi, ma io già me l'ero appuntato, e dice proprio un grazie particolare a quei confratelli che anche a costo di qualche incomprensione e anche a costo a volte di fare dei tratti di vita un po' in solitudine, almeno per quanto riguarda i confratelli, ci hanno creduto e ci hanno consegnato questa riscoperta dell'attenzione ai ragazzi più poveri. Ecco, oggi Don Francesco ha avuto questa intuizione, no? Di mettere a confronto le generazioni in un'epoca in cui tante volte
il mondo ci fa un po' separare le generazioni, no? Ci stanno tutte le cose per i giovani, poi ci stanno le proposte per gli anziani, e invece siamo in un magistero della Chiesa in cui il Papa in continuazione parla dei nonni, degli anziani, parla del dialogo tra le generazioni. E proprio una frase della Bibbia che il Papa ha citato ci ha ispirato a vivere questo incontro, no? Che è la frase che prima Don Francesco ci ha ricordato: i vostri anziani faranno sogni e i vostri giovani avranno visioni. Questo è il libro di Gioele, e il Papa aggiunge: e profetizzeranno. È stato bello vedere come già nel luglio del 2013, quindi sappiamo che Papa Francesco era stato eletto da pochissimo tempo, nella GMG disse queste parole ai giovani a Rio de Janeiro: come è importante l'incontro e il dialogo tra le generazioni. Allora è quello che in questo tempo, un tre quarti d'ora circa, proveremo anche a fare. Allora una cosa simpatica è questa, che a giugno abbiamo provato a fare un incontro online su Zoom, per così, io volevo, facevo raccontare un po', prendevo qualche appunto, no, per preparare questo momento. È stato un incontro molto bello, dopo il quale sia Giovanni che Antonio mi hanno ringraziato, no, di essere stati testimoni di quell'incontro lì, no? E io avevo scritto, quella sera ho scritto al Consiglio Ispettoriale nel nostro gruppo WhatsApp: più che un moderatore serve un domatore per sta tavola rotonda, perché i più giovani li facciamo parlare all'inizio, facciamo la prima domanda, almeno qualcosa la dicono sicuramente. Non so se ci saranno altre occasioni dopo, avendo visto l'andazzo. Quindi cominciamo però con quest'ottica qui, che ci ha regalato proprio quella sera Don Gigi Giovannoni. Ci ha detto: non è che dobbiamo fare una celebrazione del passato, anche se un po' di storia loro uscirà fuori dalle parole, ma noi dobbiamo vedere che vuol dire oggi sognare, continuare a sognare, perché non è che il mondo finisce con noi, no? E in effetti riprendono un po' quello che sempre Papa Francesco ci dice, che i sogni degli anziani cadono sulle spalle dei giovani, che sembra quasi una frase egoistica, invece lui dice: è egoista l'anziano che non sogna, perché non lascia, cioè pretende che la vita si fermi lì dove la sua vita arriva. Quindi cominciamo con i due più giovani, andiamo con Giovanni. Giovanni, la domanda però è la stessa: che cosa vuol dire sognare e se si può vivere senza sognare? Don Gigi, fra un po' qua ti mettono di tutto per farti sentire sul timpano. Ma tu mi senti bene, no? Vediamo quando parla lui. Mi senti? Vai. Benissimo. È una bella domanda questa, credo, insomma, Don Andrea ci ha già dato molti spunti di riflessione. Io semplicemente cosa credo? Che a volte quando si parla di sogni bisogna fare forse un po' attenzione, perché almeno dobbiamo intenderci su cosa diciamo. Forse se lo chiediamo a ognuno di noi cos'è per lui il sogno, avremmo ognuno una risposta diversa. E, perché a volte c'è il rischio, no, per il mondo in cui viviamo, che quando dico sogno dico semplicemente, no, il trionfo dell'io, dell'ego, no, della mia autorealizzazione. Il sogno è semplicemente ciò che mi fa stare bene, ciò che interessa a me, ecco, ciò che così mi riempie, no, di orgoglio, delle mie opinioni, delle mie aspettative. Ecco, forse il sogno, come l'abbiamo visto anche nella lettura che abbiamo sentito prima, è qualcosa di più, è una chiamata, no, a partecipare, no, di una storia più grande che mi precede. E quindi forse il vivere senza sogni, no, è impossibile, perché non posso vivere senza radici, senza un passato che mi porto dietro. E quindi a volte sognare è difficile. Abbiamo appunto, come hai detto te Emanuele, ci sono stati, anche i nostri Gigi hanno avuto degli scontri, delle incompressioni per portare avanti un sogno, una chiamata che sentivano forte. Ecco, quindi un sogno sempre per qualcun altro, no? Sognare per qualcuno, mai per me stesso, mai per chiudermi in me, ma per uscire verso gli altri. Antonio. Io mi sono scritto due cose, quindi mi aiuto con il foglietto.
Ma io credo che il rischio grande sia proprio quello che diceva Giovanni, no? Di non decadere in quello che è il nostro egoismo, un'idea che noi abbiamo, un desiderio superfluo, diciamo così, di autorealizzazione fino a se stesso. Quindi, sulla base di questo, per me, credo che sognare sia lasciare spazio a dei desideri, ma non sono quei desideri di superficie, ma sono desideri profondi, che sono radicati e forse nel più intimo di noi stessi. E senza però cadere poi nel rischio, sognando in questa maniera, del cinismo, che è questa categoria che potrebbe distruggere qualunque cosa che ci si porta nel cuore, no? Che ne so, di fronte a anche il sogno di Don Bosco, mica tutti erano così convinti che poi diventasse prete e che riuscisse a fare quello che ha fatto come fondatore. Quindi di evitare un po' questo, sebbene non credo che il sogno sia privo di realismo, ovvero si basa sulla realtà delle persone e sulla loro potenzialità, lasciandosi però sfidare, no, da questo impossibile che anche Don Andrea ci presentava. E credo che questo desiderio poi abbia le sue radici, diciamo così, in un amore grande, no, che è dentro noi. E questo sia quello che penso sul sogno. Non credo, io qui mi sono scritto, che si possa definire sogno il vorrei diventare ricco, perché non ha niente in sé, no? Non è generativo, non è qualcosa che apre a un qualcosa, ma è molto esclusivo e chiude invece di aprire. Quindi, riprendendo alcune cose che ci siamo detti prima, è che non si fonda su convinzioni e imprese legate che sono a dei valori autentici e necessari per l'uomo. Quindi noi valori che diceva Don Andrea che dobbiamo buttarli addosso ai giovani, ma quelle cose che ci aiutano a scegliere nella nostra vita, no? E nella vita di tutti i giorni. Bene, grazie. Una delle cose difficili sembra essere oggi per tanti giovani proprio quella di sognare, perché in nome di un forse non proprio sano realismo sembra che sia diventato impossibile permettersi di sognare qualcosa di grande o addirittura di impossibile, come ci hanno ricordato prima i due relatori, no? E allora, Don Gigi Giovannoni, quando abbiamo fatto la chiamata Zoom, tu all'inizio hai detto delle cose su Don Gigi Zoppi che mi piacerebbe che ripetessi a tutti. Prego. Quando l'hai visto hai detto, mamma mia! Una delle ricchezze che ho avuto nella mia vita e che mi hanno sostenuto non sono i sogni, ma le persone. Qui ce n'è una. Mi ha sostenuto. L'hai sostenuto nella sua vita. Siccome io parlo mezzo sociaro, mo deve fare la traduzione simultanea. Anche perché vengo da un paesino, questa sera mi avete rubato mezza giornata di vacanza a 1000 metri sopra Palestrina, Rocca di Cave. Mo mi sto a squagliare, ecco perché sto così. Non è per snob, per dimostrare che sono giovane, perché soffre il caldo. Dicevo, io nella categoria, ma ci ritorneremo sui sogni, la mia vita invece, forse perché sono nato in questo paese di 1000 metri dove si faticava, dove il pane costava sudore, dove la gente doveva guadagnarsi attraverso dei buchetti di terra un pezzo di pane, forse per la mia esperienza di famiglia, forse dopo per quello che ho fatto, per me i linguaggi hanno molta importanza. Io per esempio non parlo mai di sogno, anche perché non ho sogno, non ho mai avuto tempo per sognare. Io parlo di passione. E loro, quando li vedevo, lui soprattutto, quando li vedevo mi accendevano questa passione dentro. Allora ripetevo una frase che qualcuno aveva detto prima, se ce l'hanno fatta loro, perché non ce la posso fare pure io? Se loro vanno avanti, se lui non ha mollato, mo perché io devo mollare? Se lui ha superato tutti gli ostacoli che un padre eterno gli ha messo dalla strada, io mo mi arrendo per un'incomprensione, perché sto un po' solo buttato nelle campagne. Loro non sono stati il mio sogno, ma certamente sono stati una grande passione. Grazie. Grazie. Guarda qua, Don Gigi. Prova a dire che c'hai voglia. Don Gigi.
prova a dire che c'hai voglia dei pasticcini, vediamo, magari arriva qualcosa. Poi sentiamo più caldo però. Poi sentiamo. Allora, Don Gigi Zoppi invece, mentre chiacchieravamo in quella chiamata Zoom, ha detto una frase che mi è rimasta proprio dentro. Hai detto: io il mio passato non lo rimpiango, lo amo. Allora, quel passato, ci sarà stato un sogno che ti ha messo in moto, no? Allora ce lo racconti per favore, mentre Antonio ti mette un po' d'acqua, che vedo che tossisci un po'. Vai. Io ero un orfano che si trovava dopo la campagna con i miei nonni, con le mie zie, tante zie che mi coccolavano perché ero rimasto orfano. Mi sono ritrovato col papà che lavorava a Figline Valdarno in paese come operaio, 10-12 ore, con una donna estranea che era la mia seconda mamma, la donna con cui si era risposato e che cercava una ragazzetta, cercava di voler bene a un figlio che non era suo. E la prima scuola fu ovviamente non più la campagna ma la strada. Trovai delle amichette, degli amici che mi volevano bene, ma soprattutto fu grande quando i salesiani riaprirono l'oratorio di Figline, la mia gioia, e lì trovai Don Andrea che mi parlò di Gesù Cristo, dite voi, no, mi parlò di Don Bosco, i sogni di Don Bosco. Io sapevo più di Don Bosco, era un classico in quel tempo, che di Gesù. Di Gesù sapevo poco, qualche raccontino, ma di Don Bosco me ne innamorai. Dico, guarda un po', orfano come me, voglio fare come lui. Ecco il sogno che nasce. Don Andrea. Don Andrea fu quello che mi passò il sogno, perché mi fece capire. Don Bosco è un'idea bella che potrà accompagnarmi tutta la vita. E quando così hai cominciato a intuire, no, nella tua vita salesiana, questo desiderio di andare verso questa frontiera, no, che era attualissima, era attualissima in quel tempo, e cosa ti ha fatto andare avanti pure di fronte magari al pensiero che fosse impossibile fare una cosa del genere? Lungo il cammino bello dell'oratorio che io conoscevo ed amavo, poi arrivò il tirocinio. Nel tirocinio conobbi l'educazione non preventiva ma repressiva che ho vissuto per 3 anni a Genova San Pier d'Arena, nell'istituto, in pieno fascismo. Il fascismo era passato, ma il clima di prima era proprio dentro l'anima di alcuni salesiani. E quindi io ho compreso la differenza profonda che sta nella disciplina a tutti i costi, come la divinità, e nel metodo preventivo che ama, cerca di capire che cosa è successo quando un ragazzo si trasgredisce, fa delle ribellioni, eccetera. Questo stile di Don Bosco mi ha fatto capire che c'era urgenza, i tossicodipendenti. E mi sono affidato e ho capito perché. Mi mettevo dalla loro parte, un'empatia che non conoscevo ancora nella sua filosofia, però mi aiutava a capire e a vivere il sistema preventivo. Empatia!
mettiti dalla parte del ragazzo, cerca il suo bisogno, non le strutture. Le strutture hanno in parte anchilosato i nostri salesiani per anni. Per anni. Basta. No, Gigi, tu invece come hai scoperto questa missione, no, che portavi nel cuore? Come hai conosciuto questa missione e come ti ci sei buttato, anche se sembrava impossibile, penso? Una delle ragioni per cui io mi sono fatto salesiano è perché sognavo la missione. Poi nella mia vita ho incontrato un coadiutore che vive ancora, ha fatto l'anniversario della professione qualche giorno fa, un coadiutore, Armando Catrana, con cui avevamo fatto un patto che dovevamo partire insieme per il Brasile. Poi mi sono trovato a Terni, mio padre mi ha detto non te ne andà, perché se vai là e io sto per morire, poi non te rimandano, il linguaggio che capiscono tutti. Non ti fanno ritornare, aspetta che moro io, poi te ne vai dove pare. In quel tempo a Terni io stavo lì, mi avevano spostato dall'opera di Senigallia che avevamo aperto per un vescovo cinese, Odo Fussipecci, ma è italiano di Senigallia. Mi ritrovai lì, che però il sabato e la domenica l'oratorio era chiuso. E dico, che faccio io qua? Dove vado? Allora vicino c'è a Narni, Amelia, e la sera partì e mi trovai nella comunità incontro con alcuni ragazzi, con Don Pierino Gigi. Don Pierino Gelmini. Don Pierino Gelmini. Sono stato lì, un giorno, una nottata, e poi quando sono tornato a casa non c'avevo voglia più di ritornare a casa. Sono rimasto fregato perché i ragazzi in quella notte avevamo fatto dei discorsi, eravamo stati insieme. E quindi è nato il dilemma, Brasile o Italia? Qui le persone mi hanno aiutato tanto. Sono andato addirittura a scomandare tutti i miei professori dell'Ateneo Salesiano, tutti, l'ho angariati tutti. Dico, che cacchio devo fare io mo? Dove devo andare? E in quei 6 mesi ho preso quella decisione perché vedevo che, ecco, diceva Gigi, lì era possibile vivere appieno il sistema preventivo, che funzionava. In quei pochi istanti che sono stato lì, ho visto che c'era una risposta, c'era un feeling. Allora ho detto, ma che vado a fare lì? Si è chiuso l'oratorio. La domenica che mi metto a fare? Mi giro per Terni come matto. E allora ho optato per questo lavoro. Devo ringraziare i superiori, ma tutti ne parlano male. A me mi hanno fatto pure soffrire, ma in fondo mi hanno salvato sempre. Mi hanno detto, vedi, quella per 3 anni prova. Però sono stato chiaro a Don Pierino. Io ci sto con te tutta la vita, salvo che i salesiani non mi diano questa opportunità. Perché quando i salesiani mi daranno questa opportunità, io ti avverto 6 mesi prima e poi me ne vado. E così ho fatto. C'era un'eredità a Ortona che i salesiani non l'avrebbero presa se non ci andavo io, anche perché ero l'unico. Gli ho detto, io fra 6 mesi me ne vado, vedi che devi fare. Anche perché avevo aperto 15 centri per tutta Italia. Dico, sta storia non continua, pensaci bene, perché io fra 6 mesi me ne vado. Scaduti 6 mesi me ne sono andato e ho preso quell'eredità che a Ortona questa nobile donna ha dato ai salesiani, il posto più bello di Ortona. Dice, ammazzo, hanno dato la migliore campagna, il posto più bello a Ortona ai drogati. E io gli rispondevo, ma sempre sfortunati e sfigati dobbiamo essere. Una volta siamo stati fortunati. Allora i due Gigi rileggono col senno del poi, no? I decenni passati, però io chiedo anche ad Antonio e a Giovanni, prima sempre a Giovanni, se c'è un sogno che va messo in moto, alla fin fine anche voi avete fatto una scelta che non è quella ordinaria
di tanti giovani, no? Quindi è una scelta che il mondo vede come impossibile, anche quella che facciamo della vita consacrata. Quindi così giovani, così brillanti, laureati, un dottorando e via dicendo, cosa va messo in moto? Che avete sognato? Io non so Antonio, ma a me parlare dopo loro due mi sembra di dire un sacco di bischerate, quindi vi chiedo scusa già in anticipo. Sì, sicuramente, ecco, però appunto capire cos'è un vero sogno, no? Perché appunto, come si diceva prima un po', sia io che Antonio, senza essere messi d'accordo, cioè a volte si chiama sogno quello che è un po', no, una roba un po' egoistica, una cosa un po', quando si dice sogno, no, abbiamo sempre un po' forse come eco, no, almeno per noi giovani, sono sempre i film della Disney, no, che parlano di sogni, no, con sbrilluccicanti, così, è un'altra cosa. Ma io quando ero ragazzino sognavo di diventare un giocatore di basket, ero alto, ma insomma di canestri ne facevo pochi. Poi, no, fare l'attore, poi il fotografo, ecco, tutte cose belle che però forse di sogno, no, non ci avevano tanto, erano cose appunto su di me, centrate su di me. Però forse ho incontrato un sogno più grande di me, quando poi ho iniziato a chiedermi, ma io come voglio amare nella mia vita? È possibile amare veramente, pienamente gli altri, no? Fare una scelta che sembra folle, che essere per tutti, ma di nessuno, dare il cuore a Dio, perché poi ti mandi a tutti, ragazzi. Ecco, a me quella cosa lì mi ha fatto battere il cuore in una maniera nuova, che non era mai successa prima. Ecco, quello è stato forse un sogno che ho incontrato, no? Quello di poter essere segni e portatori dell'amore di Dio ai giovani. Ecco, quello è una cosa che ho sentita per me, proprio che calzava su misura, e che ho detto sì, forse proprio perché sembra impossibile, perché serve fare un salto che sembra da pazzi, e chissà, forse è proprio quella cosa lì che il buon Dio mi chiede. Ma io riparto anch'io da questo discorso, di questa confusione tra quello che potrebbe essere il sogno. Da ragazzo io non ho mai custodito un grande sogno di dire vorrei fare, vorrei essere. Ma a un certo punto, poi quando c'è stata l'università, sono stato costretto a scegliere il percorso universitario. E mentre studiavo, mi sono affascinato proprio a chi mi insegnava, a quello che poteva essere la conoscenza. Che studiavi? Che studiavo ingegneria navale, e l'ho anche finita. E quindi, mentre studiavo, mi sono affascinato in questa cosa qua. Davvero, vedevo una sorta di cosa bella che potevano custodire questi professori, questi conoscenti dell'ingegneria navale, poi di alcune materie più specifiche. E quindi, tra una cosa e quell'altra, ho fatto la domanda e sono diventato dottorando. E lì era un po' arrivato, no? Nel senso, mancava poco, la strada c'era, era spianata, ho avuto anche l'occasione di poter andare all'estero per fare un percorso, ma mi sono reso conto che questo non appagava il mio desiderio più profondo, no? Di quello che dicevo prima. Quindi questo desiderio che poi, piano piano, con qualche incontro, si è rivelato essere un desiderio di felicità generale, che ho ritrovato invece in alcuni salesiani che ho conosciuto al primo campo che poi ho fatto con la MGS, che siamo stati ad Alassio. In loro, nei loro occhi, nel loro modo di fare, ho visto che c'era un qualcosa di più. E poi sulla base di questo, no, mi sono iniziato a interrogare e ho scoperto questo desiderio che io mi ritrovo in me, di essere felice, e di come questo poi si sposi con la volontà di Dio nella vita di ognuno, no? E nella scelta propria, però, no? Non semplicemente questa volontà di Dio che ti obbliga a fare, no? Ma di come te, corrispondendo a questo amore, ti senti mandato, no? Quindi per me, sogno no, anch'io ho difficoltà con la questione del sogno, ho più familiarità con il desiderio di questa felicità, no? Che non era ottenuta in quello che era poi quello che pensavo. Grazie. Don Gigi, tu hai parlato bisogni e strutture. Su questo binomio qua, cosa sogneresti, cosa diresti a questi due giovani che prendono l'eredità vostra? Intanto io, prima che mi dimentichi, devo chiedere scusa.
e chiedo scusa, perché a volte, soprattutto ti faccio come noi, siamo presi dall'enfasi, no? L'enfasi è letta come arroganza, come imposizione, come condanna degli altri. Questo è quello che mi ha sempre fatto male nel rapporto mio con i confratelli salesiani. Mi faceva veramente male. Ma quando avete vissuto momenti di felicità come ho vissuto io, nonostante che due vescovi mi abbiano scaricato alla grande, no? E che altri vescovi invece mi hanno accolto a braccia aperte. Ecco, vorrei far capire che non era arroganza, era gioia. E guarda caso la gioia a volte che tu vorresti comunicare sa di imposizione e invece non sa di partecipazione. Questi giorni, per esempio, mi è venuto un sacco di gente a ringraziarmi per le cose fatte, eccetera, eccetera. Una folla, la più diversa, dai tossici a quelli, agli studenti miei, agli ammalati da idea. Un sacco di... Ma perché volete? La riconoscenza che viene fuori. Sapeste quante volte avrei voluto comunicarla ai miei fratelli salesiani? Per ogni desiderio del giovane, per ogni bisogno, per ogni difficoltà grave, trovare le risposte e non fissarvi nelle cose che ormai si fanno da tempo, si fanno bene, continuiamo a farle. No, cambiano i tempi, cambiano le domande, cambiano le esigenze. Andiamo ad ascoltare i giovani collaborando, è come si fa ora, benissimo, veramente è una gioia vedere i programmi che si attuano oggi tra salesiani. È quello che io avrei desiderato tanti anni fa e che invece era difficile in quel momento. Mi sono perso, scusate. No, però l'hai toccato il tema perché era... Bisogni e strutture, quindi verso la fine ci sei arrivato, non so se vuoi dire qualcos'altro, perché prima hai detto andiamo ai bisogni, è quello che hai detto anche adesso, no? Non so se vuoi aggiungere altro su questo. Sì, capisco che mettersi in discussione e leggere i bisogni dei giovani, no? Di tutti noi, non solo degli italiani, degli ucraini, degli immigrati, di tutta questa gente, no? Le mie tappe furono conoscere il terzo mondo con Don Giusto, capire perché questa gente si droga, tutti al muro, capire, andare a lavorare con loro, costruire delle associazioni e poi... L'AIDS che ti esplode, io prendo il turno dell'AIDS perché tutti scappano, hanno paura dell'AIDS, ma l'AIDS si trasmette per il buco che fai con le siringhe e per il sesso, nient'altro, quindi non c'è bisogno. Allora lascio le comunità, vado a questa nuova funzione di stare vicino a chi sta morendo perché non c'erano supporti medici in quel momento, entro i 10 anni, quelli che conoscono il CES di Livorno si ricordano la Marzia, che era una santa atea. Io ho lavorato con gli atei, sono stati con me delle persone grandissime, bravissime, e mentre le prime cose che mi furono dette quando mi occupai dei tossici furono no, tutto riportiamo al Vangelo, alla liturgia, alla no, disse no, perché mi esclude tutti gli atei. Monsignora Blondi diceva che l'ateo è il rimedio che Dio ha scelto per far capire ai cristiani quanto sono, lasciate il titolo, ecco, capite voi, cioè lavorando con le persone che
mi dicevano, ma io non sento, la fede è qualcosa che sto attendendo, non capisco perché, però vi rispetto e vado avanti. E facevo delle cose meravigliose, come carità, come impegno proprio per gli altri, come servizio. Mi sono perso. Grazie. No. Mi dispiace che siete così lontani, non potete vedere gli occhi dei, io dico soprattutto dei due Gigi, no? Che quando parlano di queste cose si accendono. E Don Gigi prima diceva le persone sono state importanti, no? E noi parliamo tanto, perché un altro aspetto su cui voi siete stati anche un po' all'avanguardia è quello di cui parliamo noi tantissimo e cerchiamo anche di vivere, non solo parliamo, del lavoro tra i salesiani, i consacrati e i laici. Voi siete stati anche in quello un po' pionieri, no? Il coinvolgimento di persone. Allora Don Gigi, se ci racconti qualcosa su questo aspetto, sia le bellezze, sia forse ci sono state pure persone che si sono avvicinate e sono scappate via perché quella cosa forse non faceva per loro, naturalmente. Prima ho detto che ho un po' di diffidenza ad accettare la categoria sogno, perché per me è una categoria teoretica, teorica. E invece per me la categoria più reale è la categoria persona. Per cui già vorrei ringraziare stasera tutti questi miei confratelli, perché alcuni di persona, alcuni anche se non l'ho conosciuto, perché forse hanno pregato anche tanto per me. Ma io credo che una rivoluzione che bisognerà assolutamente fare è proprio ritornare alla persona, non preoccuparsi delle strutture. Anche perché sono tutte fatiscenti, o prima o poi cascano. Io, quando ho aperto quella ventina di centri per il centro per Don Pierino Gelmini, ho incominciato sempre da stalle, da cose. Una volta mi ha mandato ad aprire un centro vicino ad Amelia, non l'ho trovato, ho cercato per 3 giorni, non c'era, perché i ruderi di quella stalla erano coperti dall'edera. Allora domandavo, dicevo, ma sto centro di Cengiolello dove sta? Boh. 3 giorni sono tornato da lui, ma dove mi ha mandato? Non c'è niente lì. Io invece esalto questa categoria delle persone, perché le persone sono concrete, le vedi, le fissi, te ci scontri, le abbracci. Io sono molto carnale, comunque abbraccio tutti, vabbè. Le stringi, non devi pensare, ci sbatti la faccia addosso. Quando io vedevo loro mi sentivo proprio forte, perché li vedevo ben piantati, solidi, robusti, mi facevano una grizza. Quando abbiamo iniziato questo lavoro, molti l'hanno letto anche in una lettura non vera, perché lo leggevano uno scappare da, e non avevano capito che invece era andare verso. Avevano cambiato le categorie. Sembrava che uno volesse scappare da dove non stava bene per crearsi egoisticamente un regno dove stava bene, dove potesse eccellere, potesse diventare qualcuno. Da lì ho preso invece il valore delle persone, perché poi i ragazzi mi hanno dato tanto, Io domani c'ho un altro pranzo, perché sto in paese, ma tutti i giorni cammino tutte le mattine come un maiale, però la sera mangio come un porco, quindi non guadagno niente. C'è un ragazzo di Rocca di Papa che domani viene con la famiglia, è diventato un piccolo imprenditore qui in un paesino qui vicino a Roma, viene perché dobbiamo far festa, perché con la sua figlia di 11 anni adesso l'ho sposato lui, ho battezzato lui, e adesso la figlia fa la prima comunione. Ha detto, ma non è che gliela puoi da prima che arriva il prete? Dico, non posso. Le persone, perché io l'ho vista sempre in queste, e poi finisco, a me mi hanno dato tanto e mi danno tanto. Poi ho contestato, ho fatto i casini, qualche volta ho strillato pure con una prosopopea, sembrava Salomone, chissà, va a sapere.
mi sembrava di essere Dio che predicava, altro che Giovanni Battista, ma non era così. Era la voglia di intessere e di intrecciare delle storie con le persone. Per cui non sono scappato da là per andare di qua. Sono partito da là, forte di tutto quello che a me avevano dato, per incontrare questi qui, perché erano soli. Perché li vedevo nel bisogno. E che poi in fondo mi hanno salvato la vocazione. Se penso che l'unica carogna del mio gruppo sono rimasto io, il meglio figo nel bigonzo, sono rimasto solo. Ma è questa doppia valenza però che io vivo, non sento, vivo. La persona che ti dà sentire... Quella frase che hanno messo che la crocetta, ma me la sono dimenticata, Rocca di Cave. C'è scritto quella bella frase di Don Bosco, studia di farti amare. Ma porca loca, ha rovesciato tutta la logica, non di amare. Studia di farti amare dalle persone, perché le persone che ami poi ti danno. E anche quando sembra che ti danno un calcio da quelle parti, poi ti si trasforma piano piano in una carezza, in un'eredità. Posso aggiungere una cosa? Le persone, non solo come coloro che ti danno, a cui tu dai, ma le persone a cui tu prendi. Qui dentro ci sono alcuni che io le dovrei mettere su di piedistale, dovrei fare troppi monumenti, ma i sordi ce l'ho. Grazie Gigi. L'altro Gigi Scalpita mi ha detto, posso aggiungere una cosa? Allora, vai, poi ti faccio un'altra domanda. I sogni di quel tempo erano i santi, gli eroi. Devi essere primo in tutto per l'onore di Cristo Re. Non c'era l'amicizia, il servizio, il dono, che nelle case giuste, negli incontri giusti, negli oratori giusti c'era. In tante nostre case era proprio quest'altro. Quando nacque, mi ricordo, la pastorale giovanile, io quando scrivo c'ero, ero uno dei primi di pastorale giovanile. Ma certi confratelli mi dicevano, ma noi nell'oratorio siamo pochi, noi nell'istituto ci mancano gli insegnanti, te c'hai il diploma, la laurea, vieni, vieni, ma levati, ma che perdi tempo in queste cose? Quando nacque la pastorale giovanile salesiana e quando si organizzò come centro ispettoriale, ovviamente, il pastorale giovanile, i nostri incontri alla Mendola, con gli insegnanti dell'Ateneo Salesiano, eccetera, eccetera, nell'apertura del nuovo concilio, finalmente approfondire psicologia, l'arte dare, di presentare la catechesi, eccetera. Ci fu una ribellione in tanti, ci fate perdere tempo, abbiamo lavorato tutta l'anno, ora ci portate anche d'estate a aggiornare, e se non vi aggiornate? Abbiamo aggiornato dopo il Vaticano II come salesiani, che gloria, la catechesi di Pio X, e non dobbiamo aggiornarci noi, restiamo ancora all'eroe, al santo che è frutto poi di conquista personale, la santità, conquista personale, oh, non ci siamo. La santità è un dono di Dio e ciascuno gioca i talenti che ha. Se ne ha 5 potrà fare 10, se ne ha 2 potrà farne altri 2, ma non chiedetegli di più. La santità, quella sugli altari, la stabilita Dio e te la dà se è un dono suo per illuminare i fratelli, non per avere la gloria, per illuminare i fratelli. San Giovanni Bosco ci illumina noi, la sua gloria gliela diamo noi, ma lui è una luce che ci indica la strada. Mi sono perso, scusate. Finisce sempre uguale.
Ci abbiamo pochi minuti, ma io voglio dire tre parole a Don Gigi e ti lascio due minuti briglia sciolta. Concilio Vaticano II. Vai. Posso avere un'altra domanda? Spara tutto, che è l'ultima domanda, Gigi. Concilio Vaticano II. Quando uscivano gli articoli, i documenti, e gli articoli che faceva Matteucci, vescovo, da Roma sull'Osservatorio, io ero entusiasta, mi ricordo, ero al convitto, ma ne parlavo, entusiasmavo i ragazzi, tanto che mi prese l'ispettore e mi fece delegato di pastorale giovanile. T'arrivo a Pietrasanta, 10 anni dopo, mettiamo in atto nella scuola a Pietrasanta, io, Reste, Mariolino, e le cose apprese, e i confratelli erano un po' tutti titubanti, non è possibile. E non solo, ma l'oratorio anche, tutto il resto. E quindi, ma noi dicevamo, è il Vaticano II, sono i documenti Gaudium et Spes, che sono veramente illuminanti la strada dell'umanità. Facciamo, andiamo, entriamo. Mi sono sentito dire che quella non era la pastorale giovanile, la pastorale di Monsignor Matteucci di Pisa, e chiedeva a Don Sangalli, nostro ispettore, che mi trovasse un altro posticino. Ero, ricordo, al sesto anno, della scuola media, avevo già fatto tre, al quinto anno, con i miei ragazzi, e l'oratorio e tutte le cose belle che si mettevano in atto, chiese di cambiare perché non era la sua pastorale. Poi anche lui ha dovuto mettere il centro antidroga a Pisa, ma io lì per lì dovetti prendere le mie borse, perché dall'altra parte c'era Monsignora Blondi a Livorno che chiedeva un aiuto, e i salesiani avevano capito che c'era bisogno davvero. Andai e feci questo salto. E ringrazio ancora Dio. Ma io ho visto morire mio papà, che si era entusiasmato anche lui perché a Pietrasanta era diventata una gioia godere di queste cose, di questi grandi documenti. Vedermi mandar via da quell'oratorio a fare quelle cose lì, e non sapere dove andare, chi mi avrebbe preso. Andai a cercare di imparare a fare il calzolaio, poi finì a Firenze dai nostri che mi accolsero volentieri per imparare l'arte di rilegare i libri, e di lì con l'Apollonio Oreste si incominciò a fare scuola perché i tossici avevano bisogno di noi. Io diventai direttore della libreria, della legatoria Zoppi di Livorno, c'è ancora il foglio di maestro di legatoria di Livorno, e mi sono perso. Ultima domanda invece a Don Gigi Giovannoni, questa sarebbe stato bello farla a tutte e due, ma la faccio solo a uno per questione di tempo. Hai accennato, no, in qualche sfumatura, incomprensioni, anche discussioni accese e anche il sentirsi a volte un po' soli. E a un certo punto però anche la forza, questo entrambi, di tornare a casa, no, da quei confratelli. Non deve essere facile, insomma, a un certo punto della vita uno dice qui io ho dato tutto, torno da dove sono partito. Che esperienza è questa?
quando io ripenso che nel 2018 ero proprio spompato, un limone spremuto fisicamente, non è che sono andato via perché mi ero stancato dopo 30 anni, non è che sono andato via perché non ce l'avevo da fare. Ero convinto di un'altra cosa, che ci volesse una linfa nuova, ci volevano persone nuove, ci volevano energie fisiche, spirituali e morali nuove, solo per questo. Tant'è vero che ero andato da Don Vecchi, molti anni prima, con una mia testimone, perché se noi salesiani non ci credevano, a chiedere il cambiamento. Lui mi ha rimandato da Ponzio Pilato, diceva, va a parlare con l'ispettore, io di queste cose non ci capisco niente. Dicevo, io non, anche adesso non parlo di ritorno, forse non riesco a farmi capire, ma da ritorno da dove? Ritorno sembra che sei da una parte e ti sposti a un'altra parte, da un lavoro cambi lavoro. Questa categoria di ritorno, che è una categoria vecchia, logora, i ritorni sono sempre da guardare bene. Non mi piace il ritorno. Io ho continuato a vasto, forte di quello che mi portavo dietro e continuo a fare, quello che facevo prima. Ho cambiato posto, ma non ho cambiato lavoro, non ho cambiato atteggiamento. I ritorni, sempre queste cose che tu uno deve ritornare alle sorgenti. Queste sorgenti mi hanno messo un'angoscia esistenziale. Ho le fatto sorgenti. Un casino con questa domanda. Per carità, no. Come mena. Io faccio quello che facevo da là, come lo so fare, con molta tranquillità, molta serenità. Non ce l'ho con nessuno. Se uno mi fa una domanda un po' personale, però non la raccontate in giro. A 82 anni tu c'hai un nemico dei salesiani. Io non ce l'ho. Non ce l'ho, me lo devo inventare. Che ho contestato, che gli ho fatto sudare 7 camicie, sì, a qualcuno gli ho fatto sputa sangue, però anche lui me l'ha fatta sputare. Un po' per uno. Volevo aggiungere una cosa, ma sarò breve. Vai, vai. Se non mi perdo come Gigi, perché noi abbiamo una categoria facile, perdersi. Alcuni anni fa, io sono appassionato, scalavo le montagne. Alcuni anni fa, una giovane guida che io portavo sulle montagne, dopo mi ci ha portato lui, mi ha detto, preparati bene, dopo vari anni che stavo sulle Dolomiti per i campi scuola, preparati che stamattina andiamo a fare una scalata. Vabbè, mi sono portato tutto là. Mi sono ritrovato sulla parete ovest della Marmolata, che è liscia, quella che facevano gli alpini, vanno sopra, perché dall'altra parte venivano su il nemico. Mi sono trovato lì sotto, dico, e ma dove metto le mani qua? Ha detto, ma ha fatto resta questo ragazzo. A Luigi, pensa quanto è bello lassù, mi si è cessa una passione. Mi sono pregato, mi sono raccomandato l'anima a Dio, perché me la facevo sotto per la paura. Quando sono arrivato su, mi sembrava di essere un angelo, anche se non vedevo gli angeli, perché siccome non avevo bevuto per tutta la scala, mi si erano rotti i capillari e mi si era distaccata la retina. Dico, porca zozza, mo sono arrivato così per vedere il cielo e non lo posso vedere. E il cielo non lo vedevo, ma lo toccavo. Ecco perché parlo di passione. La passione, il sogno, non c'è rischi, non c'è, sembra tutto garantito. La passione c'è il rischio, c'è l'avventura, c'è lo scontro. Basta volersi bene, basta non avere tanti discorsi. E io ne faccio tanti, perché in questo tempo, siccome ho tirato i remi in barchi, leggo solo, perché c'ho da fare poco. Ma quel poco che faccio, lo faccio ripensando alle persone che ho avute e soprattutto alle persone che ho oggi. Grazie. L'ultima. Ricordo quello che ha detto anche ultimamente Mattarella Rimini. La vera felicità nasce dall'amicizia fraterna sociale. Se in società noi viviamo una vera amicizia,
si genera una felicità tale che non c'è pari, perché questa è quella stabilita proprio per la natura umana, la felicità trovata nella fratellanza, nell'unione, non nella lotta partigiana l'uno contro l'altro, non nei avanti. Grazie. Che mi avete già... non date retta, Marcoccio, aspetta un attimo. Giovanni, ultimo messaggio per i due Don Gigi. Don Gigi, facciamo un gioco. Indovina chi sono. Voi giovani, voi siete il futuro. Mi sono perso. T'hai imitato, Don Gigi. Perché sei un grande, Gigi. Anche te, tutte e due. Grazie, davvero. Allora... io c'avevo una bella conclusione, la tolgo, ma dico solo questo qui. Non so se abbiamo parlato tanto di sogno, però sicuramente ci avete aiutato a sognare. Grazie. Gigi Zoppi, Gigi Giovannoni, Antonio. Giovanni, Antonio e Don Emanuele, grazie. Allora, queste cose che sono state seminate nel pomeriggio intenso, ciò che ci ha detto Paolo, ciò che ci ha detto Andrea, ciò che ci hanno testimoniato.